Il pesce piccolo, il libro in cui Francesco Zambone, il medico che faceva parte dell'OMS di Venezia, che si trova quel rapporto al centro poi di molte polemiche, tanto che Zambone ha lasciato l'OMS. Bene, il pesce piccolo, questo libro è stato presentato a Palazzo Ferrofini, sede del Consiglio regionale, e noi lo abbiamo intervistato. Questo rapporto faceva paura a chi nel mondo e a chi in Italia? Ma il rapporto censurato aveva degli elementi, dei messaggi, diciamo, che dovevano essere utili agli altri paesi che erano tutti indietro rispetto all'Italia nella curva epidemica. Quindi io credo che non doveva assolutamente far paura, ma anzi doveva essere un aiuto. Negli ultimi mesi è un po' stato strumentalizzato, diciamo, la paura, di questo rapporto, e viene descritto come se questo rapporto fosse assolutamente critico nei confronti dell'Italia. In realtà non è così. Il rapporto metteva in luce le cose che sono andate bene, ma anche le cose che sono andate male nell'Italia, come in qualsiasi altro paese. Quindi non era un rapporto fondamentalmente critico, poi dopo però è stato strumentalizzato ed è stato portato purtroppo a un livello, diciamo, che non è quello che era originariamente previsto. Quindi una strumentalizzazione politica, oppure il fatto che il piano pandemico fosse fermo al 2006 poteva comportare delle riflessioni che non si era preparati ad affrontare una pandemia, e questo nel terzo millennio, mi scusi, non è accettabile. Certo, quello del piano pandemico è un riscontro oggettivo, quindi il piano pandemico era oggettivamente vecchio, datato, alcune cose comunque, principi generali, potevano essere attuati e non è stato fatto, e questo, diciamo, è un elemento oggettivo su cui bisogna riflettere. Come dice giustamente, non è accettabile adesso che siamo nel 2021. Per fortuna abbiamo anche un rinforzo in questo senso da questo rapporto che è appena uscito dell'Independent Panel guidato dal premio Nobel della Liberia, che il titolo è molto indicativo, dice: facciamo in modo che questa sia l'ultima pandemia. Pandemie ce ne saranno ancora, quello che possiamo fare è cercare che non siano così catastrofiche come il Covid-19.